Mimmo De Masi. Beh, intanto faccio una piccola parentesi. Se Gasparri ti vuole vendere per 5.000 euro, compralo, perché dentro ci sono tutti i dati di Gasparri, che sono preziosissimi. Quindi... Dopo la puntata ne parliamo, forse con i dati dentro possiamo fare un affaruccio. No, allora, prego. La seconda parentesi è tanto per, diciamo, addolcire il clima in tipo sardina. È che per la prima volta le sardine sono un movimento che viene imitato all'estero. Noi abbiamo importato tutti i movimenti dal 68 in poi. 68 li abbiamo importati da Berkeley e poi dalla Francia. Tutti i movimenti successivi sono stati importati. Per la prima volta in tutto il mondo si importa dall'Italia un movimento. Cioè siamo riusciti a piazzare un primato mondiale che secondo me va sottolineato. La seconda cosa è che avete tutti detto che quella piazza si è riempita, ma la cosa interessante rispetto alle altre volte è che le altre volte c'era una manifestazione ben precisa con un discorso ufficiale e poi tutti andavano via e tutto durava un'ora e mezza, due ore. Questa volta è durata quattro ore e la piazza secondo me si è riempita e svuotata almeno un tre volte. Cioè ci sono stati alcuni che sono stati un'ora e mezza, altri un'altra ora e mezza, cioè, per cui va moltiplicato per tre quel numero di persone che noi vediamo. Io che ci sono stato quasi tutto il tempo, ho visto questa sistole e diastole della piazza. Detto questo, soltanto per aggiungere qualcosa alle cose che avete detto, torniamo alla situazione di Roma. Quello che abbiamo visto è assolutamente inaccettabile, perché il Comune di Roma ha 23.000 dipendenti. 23.000 dipendenti, ce ne saranno almeno 1.000 addetti a vedere in anticipo come vanno le cose. Cioè quelle riparazioni del riscaldamento vanno fatte in autunno, non in inverno. In inverno ormai è troppo tardi. Ci saranno delle squadre di manutenzione preventiva? Se no, da chi dipende? Cioè noi dovremmo arrivare, e questa trasmissione secondo me è lo strumento più adatto, dovremmo arrivare a trovare proprio la persona specifica da cui non è partito l'ordine giusto. Cioè, come può accadere che il Comune di Roma si accorga che le caldaie sono rotte il 15 novembre, il giorno in cui devono essere accese, e quindi non riesce a sistemarle per tempo e loro stanno al freddo? Questa è la domanda di fondo. Noi in sociologia del lavoro abbiamo una tecnica che si chiama, inventata da un professor Flanagan, dell'incidente critico. Questo è un incidente critico, si va in un posto prefigiso, in un sottoscala, in un tubo rotto, e si risale da quel tubo via 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 via. Allora, questa è una cosa molto interessante, la voglio girare questa provocazione, ma insomma, che invece poi è un metodo. Il professor De Masi ha un milanese che però l'ha fatto l'assessore a Milano, e che devo dire, perché io sono sempre molto sincera, che nelle periferie c'è stato, ci ha messo la faccia, ci ha lavorato, insomma, per dire che poi non è vero che nessuno ci va. Ecco, io me lo ricordo, l'ho collegato da mille volte. Roma ha tutto da imparare da Milano, deve farlo con umiltà, perché loro stanno insegnando a tutta l'Italia come si fanno le cose.